Carina, Alban Zogiani, ti invito qua con me sul palco. C'è una delegazione nutrita stasera per il film Ocarina e chiedo a Alban di invitare se vuole gli attori o di presentarceli. We call actors and the lead. Can we go on the stage, please? We can, definitely, yeah. Scendere, perché dormiamo. Per voi stasera, perché è la prima proiezione a cui partecipate, perché il film è stato a un altro festival in India, ma tu non hai potuto esserci perché il tuo paese non è riconosciuto, non è legittimato, non ovunque nel mondo, e quindi se potevi raccontarci un po' di che cosa ha significato questo anche per la storia produttiva del film. So the first question is for the director expressly, because we wanted to know what, you know, we know that this is the first time that you show, not the first time that you show the film in a festival, but the other time in India, you were not able to be there. So, because there were problems with your country, actually. Yeah. So, what did that mean for you and the production for making this film? Yeah, the first thing, I'm a bit emotional right now, and there's too many people on the stage, so it's the first screening, so the world premiere we had in Goa, India, but the India doesn't recognize the Kosovo, so just actually we send the movie, but we can't go. So it's a little bit funny, because you have a movie for migration, but you can't go to watch your movie, so it's a little bit creating the story for myself, I think. In effetti è una situazione un po' paradossale, devo dire che sono un po' emozionato. È una situazione un po' paradossale perché in effetti la premiere del nostro film noi l'abbiamo avuto al Festival di Goa in India, ma l'India appunto non riconosce il Kosovo e quindi noi abbiamo potuto inviare il nostro film ma non andare insieme al film. Quando ho something politically, you have ambassador of Kosovo in Italy here, so you can ask her. Se abbiamo delle questioni politiche, abbiamo l'ambasciatrice del Kosovo qui in Italia, quindi ci può eventualmente illuminare. Introduction for the voiceless. Se ci sono domande dal pubblico, vi chiedo di alzare la mano, vi raggiungiamo con un microfono, altrimenti ne faccio una io ad Alban. E volevo che, non vedo mani, no, volevo chiederti come hai sviluppato questo soggetto, che è il tema della migrazione, un tema sicuramente universale, ma l'hai declinato in maniera personale parlando del tuo paese, quindi volevo sapere di più su come hai sviluppato il soggetto del tuo film. So this is for you again. How did you develop the idea of the film, because it's a film on migration? But you actually decided to focus on a story of migration from your country, actually. So how did you develop this idea? Yeah, so for the audience, tutto bene, they don't lost anything. So actually, when I get the script and we start working and change something on the script, so I just want to create a different story. The story of, like, because everybody talked the problem with the migration and how to make permit and everything, so I think nobody talk about the inside of family, what happened inside, what people do to stay together, and what people make
bad choice sometimes, and choice that never choose in their normal life to go and to continue for them. Just sometimes people do everything for the kids to stay together, but when they are in front of the problem, they forget who are they and where is the kids. So I just try to explain, if you have the problem from outside, everything happens inside of the family. It's more important than every detail. E allora, intanto vi rassicuro tutti che stanno tutti bene comunque. E allora, l'idea, quando appunto ho avuto in mano la sceneggiatura del film, era di scrivere soprattutto, cioè di fare soprattutto un film che parlasse sì delle migrazioni, della emigrazione, dell'immigrazione, ma in particolare dal punto di vista della famiglia, nel senso che volevo che si capisse che cosa succede talvolta dentro le famiglie e che cosa la gente è disposta a fare, alle scelte che si trova di fronte per poter effettivamente ottenere, emigrare in un altro paese, ottenere una cittadinanza, e mostrare anche che sono scelte che uno nella vita normale probabilmente non farebbe mai. E sono scelte in cui talvolta si finisce per mettere davanti come priorità determinate cose, ma si perde un po' effettivamente il filo di quella che è la famiglia. Per esempio, si mettono davanti i figli, davanti a tutto, però senza rendersi conto di quello che poi si va a perdere. Bravissimo. C'è qualche domanda dal pubblico? Nel caso alzate la mano, così potete anche approfittare, visto che c'è una nutrita presenza stasera, a presentarci il film. Intanto volevo chiedere anch'io, anche coinvolgendo anche gli attori, se hanno voglia di parlarci di questo, se anche nel dare forma ai personaggi hanno contribuito magari delle esperienze personali o delle esperienze della loro famiglia nel dare vita a dei personaggi che sono tutti sospesi tra identità e fra uno sradicamento, non vediamo veramente personaggi che siano inglesi, ma solo personaggi che arrivano da altri paesi, quindi magari c'è qualcosa anche di loro che hanno portato ai personaggi. So this is a question that we wanted to share with the cast. So if you maybe in just developing and creating these characters, there was something personal that you put into them, maybe something, I don't know, some stories, personal stories or stories that you know. And you know, the thing is that the things that we see in the films is always all people, most all people who are not British actually. So it's a point of view. It would be nice to know from you what was your experience in developing the characters and on what did you work. Hello, thank you for coming. For me, it's the first time in Bergamo, and I feel wonderful, and I'm full of emotions. Well, actually, there's nothing to do the movie with me, yeah. But. This is what you saw this evening, tonight, in the screening. Actually, it is the opposite that is happening in Kosovo. Lots of our men went to abroad and they got married and actually fell in love. So they got married for papers, and then in the end they left their wives for somebody else. And I did the opposite. Yeah, and why this role is very meaningful to me is because by this character I wanted to show that we are humans also, and also our women in Kosovo know what is good and what is not, and that we have emotions and we have feelings also. Because the marriage in this story, you saw it was very a cold marriage. And everything done by a woman there. The tea, the food, and everything. And then she went to another house and finds something else, like caring people, bringing her food, being patient. So I think that in my country, for me, this character is very important to show to all of them that we have feelings also. Because this never happened. Okay.
Happened only to our master. Allora, innanzitutto volevo dire che è la prima volta che vengo a Bergamo, è bellissimo, sono molto emozionata. E, allora, quello che voi avete visto sullo schermo, dunque, non ha a che fare con la mia esperienza, ma la cosa interessante è che quello che avete visto nel mio personaggio è esattamente quello che succede ed è successo nel mio paese, cioè ci sono stati tanti uomini che sono emigrati, sono andati in altri paesi e hanno sposato delle donne in altri paesi, magari anche proprio trovando l'amore e lasciando a casa le loro mogli. E quindi per me è molto importante il personaggio che ho interpretato, perché una volta tanto dimostra che in realtà i sentimenti e le decisioni possono essere anche quelle di una donna. In questo caso abbiamo una donna che vive all'interno di un matrimonio estremamente freddo, estremamente meccanico, in cui comunque è lei a occuparsi della casa, dei familiari, del marito, senza ricevere probabilmente tanto in cambio. Poi a un certo punto cambia luogo, va in un'altra casa e si trova a vivere davanti una realtà diversa, cioè la realtà di qualcuno che si prende cura anche di lei, che ha delle attenzioni, che le fa trovare la colazione sul tavolo. E, insomma, mi è piaciuto molto come ruolo, perché appunto fa vedere che è una situazione che può succedere anche alle donne effettivamente nel mio paese. Io sono un buonasera, Giovanni nel film. Grazie. Sono un albanese che vive in Italia da 32 anni. Sono venuto coi barconi del 91. È stata una sfida per me interpretare Giovanni, un italiano che vive a Londra e che ha avuto successo alla sua impresa e va avanti, e coglie l'opportunità, visto che gli è mancata la moglie, di avere una chance, una seconda chance nella vita, a incontrare una bella donna, anche se comunque da una storia un po' travagliata, perché un po' ognuno guarda il proprio giardino, come dire, non so, un po' incuranto del suo dramma che può magari avere lasciando la sua famiglia e quant'altro, e le figlie. E niente, è stato molto, è una bella sfida recitare in inglese, che è la prima volta, e volevo proprio ringraziare Alban per avermi dato la chance, e spero di aver restituito quello che lui intendeva dire con la sceneggiatura nel film. Grazie. Curiosità, la donna si sistema, il bambino nasce, tutto va bene, e lui? L'uomo? You know, now we know that all the women in the family are okay, but what happens to the man? As can you see, the man is everything okay? No, he's staying here. But actually, I will tell, I think, for first time here, and actually the first time after the screen, because it's my first time on screen. So I carried three different way I finished the movie. So this is the, so I think she needs to translate. And after that, so I choose the last one. So he took the paper, but he don't want to stay. He can't stay out of the country. So he can change his life, so he back where he's come from. Allora vi dico effettivamente, questo è il mio primo Q&A effettivamente dopo il film, e comunque lui effettivamente non ce l'ha. Allora, io avevo tre finali diversi per questo film, ho scelto questo effettivamente. Lui non riesce a adattarsi a vivere una vita diversa, per cui ottiene effettivamente i documenti, ma non riesce, e se ne va e torna a casa, torna indietro, perché non gli sta, sì, a quel punto non ha più ragione di rimanere lì. Sì. I lost another chance.
tomorrow you can come on the screen again. No, actually I will explain. One is very hard. I killed him, so he killed himself. But I think it's so brutal and it goes so high, and I don't like it, because even people can live, depending on what they do and what happened to them, they can live. So I just put the paper so to understand people, he don't need the paper, he don't need the phone, he don't want to stay in England, he's just back in Kosovo and he's born and he can live there. So sometimes you just can't take yourself out what you are. And next finish, I will tell you outside. Allora, intanto probabilmente troverà una moglie in Kosovo, magari, che forse è l'altro finale, non so. Comunque il secondo finale che aveva in mente era un finale estremamente nero, proprio nerissimo, nel senso che aveva pensato di fare sì che lui si uccidesse. Però insomma sembrava obiettivamente un finale troppo brutale, effettivamente, e invece ha pensato fosse meglio dare la possibilità comunque di muoversi, di spostarsi, di cambiare di nuovo. Chiaramente non riesce ad accettare la nuova situazione, non riesce più a stare in Gran Bretagna, perché a quel punto non ha senso, però a quel punto torna da dove era partito. So this one is better, the one that you chose is the best one. Thank you. So I just want to tell a story from different people. So people who come, who took somebody with a collar and to help them, just to pay them, just I try to make the difference the way how people live and what people doing. And he come to buy the things he create from the wood, actually he create in the illegal form to create those things. So I just want to tell the old story from the different man who saw, you actually don't saw everything. I just want to finish with him, just to explain, even he understands somebody is very bad inside, like Shosha in our movie. Allora, ho voluto inserire questo personaggio con il suo aiutante perché volevo proprio avere il punto di vista, anche se sembra un gioco di parole in questo caso, ma il concetto è questo di persone assolutamente diverse. Quindi per esempio una persona del luogo con una problematica, appunto quella di essere non vedente, però ha una persona che lo aiuta, che è una persona di colore, che probabilmente è venuto magari da fuori e che quindi fa un lavoro, ha trovato un lavoro, e lui invece viene a farsi fare questi oggetti in un certo senso, in maniera non necessariamente del tutto legale, da quest'altra persona. Comunque ho voluto finire con lui perché volevo mostrare che anche lui, dal punto di vista di non vedente, riesce comunque a capire lo stato d'animo molto di grande difficoltà del protagonista. E grazie della domanda. Ecco, abbiamo tempo per un'ultima domanda laggiù, okay. Credo. Salve. Volevo dire che ho apprezzato molto il ritmo del film, i movimenti della camera in generale, e così sull'aspetto tecnico volevo chiedere, o comunque stilistico, qualcosa, se poteva dire qualcosa sulla scelta dei colori, degli ambienti e della luce nel corso del film, sempre abbastanza particolare. Grazie. I will start and you will continue. Okay. Tutto bene. Okay. So, I eat pasta and I suppose I can speak in Italian. So the idea is, actually I work like every day with that. So I'm a graphic designer. I finished the school in graphic design, so I continue and I like so much the way of framing and the way of color. So I start to create
one of family. I want to tell the from the color is everything okay. The family is feeling so good and everything happened. So in that, I want to change the color and the color correction and everything just to explain, because in the way what we see is actually when the way what the people inside explain the actors, the way what they feel. The way of camera I move is the way I think what I have a originality on the directing. So I want to create that moving of camera and just put audience like they feel that part of the movie. Just I want to have a long shots, but we're moving in the direction of the actor just to have the emotionally to move all the time what we see. So you're just talking about the color and the way how we make the long shots. You want to say when, something? When you think about it, I will translate in this part. Because the question was about the technical things in the film, like the use of the light and the color, for example. So I will translate the first part and then I will get back to you. Allora, io sono un graphic designer di studio, per cui mi piace, ho un'idea abbastanza chiara delle inquadrature, di come voglio appunto fare l'inquadratura, mi viene un po' da quello. Il discorso proprio dei colori l'ho scelto effettivamente perché volevo che i colori trasmettessero il modo di sentire dei personaggi in quel momento. Quindi c'è un momento in cui ci sono dei colori in un certo senso caldi, rassicuranti, e nella famiglia in quel momento va tutto bene. Poi a un certo punto i colori diventano scuri e allora è il momento in cui ci sono i momenti più problematici e più duri per la famiglia, altri momenti sono colori più allegri, cioè volevo proprio che i colori trasmettessero i sentimenti dei personaggi. E l'idea dal punto di vista dei movimenti di macchina è l'idea di stare più facilmente sul campo lungo, ma verso i personaggi, proprio sempre per cercare di entrare nel loro aspetto emotivo. E il direttore della fotografia forse ci può dire qualcosa di più sulla scelta della luce e dei colori. Okay, so for the one shots, I think Alban and me, we have like sort of a fable for not covering too much of a scene, because for us that the second reason was we didn't have much time for coverage, so it was quite a short period of shooting for the whole film. And for the lighting and the color, I can say that our idea was in the beginning the movie is quite like normal in the way it's told, and when things get more out of hand with Sasha and he loses a little bit of his mind, we tried to get a little bit more artificial also with lighting, also with the camera movement. It's maybe a little bit like a person itself in some scenes, and yeah, that was the idea. Allora, a livello appunto tecnico, il discorso dei campi lunghi l'abbiamo sicuramente utilizzato di più perché ci dava la possibilità di focalizzarci su un personaggio e su una scena senza doverci stare per troppo tempo. E il discorso della luce e dei colori è proprio come dicevamo prima, il discorso di cambiare luce e colori nel momento in cui cambiano i sentimenti e le emozioni dei personaggi, e quindi hanno usato anche la color correction in certi casi proprio per dare la sensazione. All'inizio sono colori molto naturali, molto normali, dopo li abbiamo probabilmente anche forzati un po' per fare vedere veramente i sentimenti e le emozioni dei personaggi. Ecco, purtroppo ce la facciamo? Perché in realtà sono le 22:12. Se è molto breve. No, però era laggiù la domanda. Yes. Understood. Yeah. Yeah. Okay. Translate. Okay. Yeah.
Okay. The role of Shasha is like a main role in the movie with a lot of emotions, and it was not so easy to play the role if you have such a big emotions to tell. You lost the family, you lost the wife, and you lost yourself in one way. But for me, it was also very, very familiar, because I was also an immigrant, because I left the country during the war in Kosovo. I must flee the country because there came the police and soldiers in our house and put the out. And then I find myself in Belgium, and I know the real exact emotions and feelings how you can be an immigrant. And it's hard, really hard, because you will start from zero, and you are a number for society. And I tried so hard to integrate myself in society in Belgium, and in one point I thought nobody cares about me, and took me along a little bit to integrate myself, because I don't have a permit from the work and a permit to go in a school if I want, because I was a younger. And then after years, I just followed to learn the language. At one point, I knocked the door to the theater and I asked, it was a casting, and then it was over the door for me, the first role, after 7 years suffering like an immigrant. And now with this world and our nation, Europe nation, where the right, where extreme right is going, all the Europe, the immigrants will suffer more than what we suffered until now. And for that, it's I played with the heart, and for me, emotions was also, I find, like from my pocket, because I had this emotion 10 years ago, no, 25 years ago. And now just back. Okay, thank you very much. Allora, il mio personaggio, che è un po' il personaggio principale del film, che è effettivamente quello a cui il mondo pian piano crolla addosso, perché gli a un certo punto si ritrova avendo perso la famiglia, avendo perso la donna della sua vita, avendo perso così la possibilità di una, così, di un futuro nel paese dove si era ritrovato a vivere. Allora, è un personaggio molto importante che io ho interpretato veramente con il cuore, perché io ho vissuto l'esperienza dell'emigrato, l'esperienza dell'emigrazione 25 anni fa circa, cioè quando sono emigrato durante la guerra in Kosovo. E sono dovuto scappare perché la polizia ci è arrivata in casa, e sono dovuto scappare in Belgio. Mi sono ritrovato in Belgio, dove mi sono ritrovato ad essere nessuno, ad essere un numero, a non sapere la lingua, a non avere i documenti, a non poter partecipare, a non poter lavorare, a non poter andare a scuola. E poi pian piano, quindi, ho veramente sofferto, quindi so esattamente che cosa il mio personaggio ha passato. E dopo anni, appunto, di questa sofferenza, finalmente, intanto avevo imparato la lingua, a un certo punto c'è stato un casting in un teatro e ho partecipato a questo casting, e mi si è aperta una porta finalmente, e pian piano tutte le mie difficoltà, la fatica che avevo fatto per cercare di integrarmi eccetera, insomma, ne è valsa la pena, e ho finalmente trovato una misura. Credo proprio chiudere, abbiamo esaurito proprio il tempo. Cioè, un'ultimissima cosa, perché okay, vista proprio qui, non dormirò stanotte se non la dico. Ok, allora, perché sia breve, perché dobbiamo partire. Sì, no, siccome il regista ha detto che si tratta di un film sulla famiglia di emigranti, ed è molto, si è colto molto, secondo me, qua è arrivato, no, a livello di sensibilità, il discorso di queste fratture, questi rapporti di separazione con sofferenza in parte delle figlie, ma soprattutto
fatto del personaggio maschile, che in genere è quello che se ne frega di più, in genere, no? Però io, essendo donna, ho colto questa cosa, e la domanda è: dove questo personaggio principale ha sbagliato? Lui fin dall'inizio non era d'accordo su questa cosa del per rimanere scendiamo dei compromessi, che sono purtroppo sempre nel mondo i soliti compromessi, sposarsi con uno del paese, eccetera. Al di là che sia andato meglio alla moglie che a lui, però questo rapporto è sofferenza, è sofferente, perché dietro ci sta un'imposizione e qualcosa che mette a dura prova le sensibilità delle persone. Non sono due persone che si lasciano per, in maniera così ben, tranquilla, eccetera. Sono due persone, in particolare lui, che soffre. Secondo me mi sembra che oggi il maschile sia messo più al muro di quanto... Dopo vengono i femminicidi, però li vedo come un effetto a questo punto. Quindi mi fermo qui. Grazie, abbiamo veramente finito. Allora, se ci riusciamo a spostarci nella hall e la, facciamo la risposta fuori, perché purtroppo non ci stiamo con la proiezione successiva, se no. Grazie mille. Grazie mille.